Era già sottoposto a provvedimento di sorveglianza speciale e a suo carico già presentava diversi procedimenti penali anche per spaccio di sostanze stupefacenti, ma a seguito di una denuncia presentata dalla convivente, una giovane italiana di 22 anni, il personale dell'ufficio anticrimine del commissariato ha arrestato un cittadino marocchino, trentenne, residente in Città di Castello. Dopo una serie di accertamenti e riscontri mirati a verificare quanto denunciato, gli agenti hanno certificato la reale violenza e i soprusi che quotidianamente la giovane era obbligata a subire per mano del compagno, padre di sua figlia. Gli atteggiamenti minacciosi ed aggressivi scaturavano spesso in violenze, sia psicologiche che verbali, che non venivano risparmiati agli occhi della figlioletta, che in diverse occasioni è stata anche testimone oculare delle angherie paterne. Botte sì, ma non solo. La giovane compagna era costretta a numerose privazioni. Era privata del telefono cellulare, a volte veniva rinchiusa in casa e il suo stipendio veniva requisito quasi completamente dall'uomo che lo sperperava quasi per tutto nel gioco di videopoker. La donna e la figlia erano costrette a fortissime rinunce e restrizioni, da qui la forza di denunciare. L'uomo è sottoposto al momento all'ordine di reclusione. Quando verrà scarcerato, tornando a scontare la sorveglianza speciale, non potrà comunque avvicinarsi all'ormai ex compagna.